Si svolgerà domenica 26 novembre alle ore 10.30 a Castelnuovo di Conza nel Salernitano l'evento interregionale intitolato A 43 anni dal sisma del 1980, il cratere non dimentica. I sindaci del cratere salernitano e il popolo della Valle del Sele e Tanagro ricorderanno le vittime della tragedia del sisma del 23 novembre 1980. E ringrazieranno i militari e gli ex militari provenienti da tutta Italia che 43 anni fa giunsero nei paesi terremotati dell'Irpinia e del Salernitano, prestando aiuto e soccorso alle popolazioni terremotate. Abbiamo organizzato questo evento insieme alla provincia di Salerno, al presidente Franco Alfieri, verrà anche il prefetto di Salerno, ci saranno i militari del Battaglione Garibaldi dei Bersaglieri, ai quali il comune di Castelnuovo di Conza ha conferito la cittadinanza onoraria. Avremo anche un pensiero, una pergamena per l'associazione dei vecchi bersaglieri, quelli che furono qui presenti a Castelnuovo nell'80, a Castelnuovo e anche in tutti gli altri paesi del cratere, che è l'associazione 67° Battaglione Fagarè, e poi avremo anche un riconoscimento per un'associazione di volontariato che si chiama Alta Irpinia Solidale. Vogliamo lanciare pure un appello, insomma, alla popolazione, ma a tutti gli abitanti della provincia di Salerno a venire lì da voi a Castelnuovo di Conza il 26 novembre? Abbiamo già mandato a tutti i sindaci, abbiamo avuto una grande collaborazione da parte della giornalista Maria Teresa Conte, la dottoressa Conte, la quale fa da addetto stampa a questo incontro, e lei ha già provveduto a avvisare tutti quanti fosse possibile avvisare. Io stamattina ho fatto anche delle telefonate personali a diversi sindaci che mi hanno assicurato la presenza con Falone, con la fascia tricolore. Quindi è una manifestazione che si tiene a Castelnuovo, ma non riguarda solo Castelnuovo di Conza. Credo che la provincia abbia deciso di farla qui perché noi abbiamo costruito a Castelnuovo di Conza, abbiamo completato un progetto della vecchia amministrazione di Terralavoro, abbiamo completato il Parco della Memoria, che consiste nell'aver ripulito e aver reso parte del tessuto urbano il vecchio paese che era stato distrutto dal terremoto. Abbiamo rifatto la strada, l'abbiamo urbanizzata con le panchine, con l'acqua, con l'illuminazione, quindi tornata a far parte del tessuto urbano, la parte più antica del paese, quella che fu rasa al suolo completamente nel terremoto del 1980.